Buona settimana a tutti, bentornati all'appuntamento con la buona notizia. Vi raccontiamo come sempre i protagonisti, i fatti, la vita della Chiesa bresciana. Questa settimana partiamo dal Festival della Pace, Guerra Santa e Pace Santa, uno dei tanti incontri di questo appuntamento con Padre Ibrahim di Betlemme. L'8 per 1000 a Brescia è un'operazione trasparenza per raccontare con uno speciale di voce nelle piazze la vita e le opere finanziate dall'8 per 1000 della Chiesa Cattolica. Gli agenti Smile Arezzato, educatori presenti in oratorio e poi lo spettacolo di Casa Betel Fragranze a San Giovanni. La giornata del pane apre il cammino dell'Avvento, ne parliamo con Chiara Buizza di Caritas Diocesana. Don Marco Mori, parroco di San Polo Storico, commenta l'ultima domenica dell'anno liturgico, la festa di Cristo Re. Il mio regno non è un regno di questo mondo. Gesù è il Signore della vita e della storia. Ascoltiamo Don Marco e il Vangelo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Il dialogo fra Gesù e Pilato appena prima della passione del Signore nel Vangelo di Giovanni è un po' la carta magna che permette a chi legge il Vangelo di interpretare quello che capiterà. Questo dialogo è un po' paradossale, in cui è Pilato che ha in mano le sorti di Gesù e in cui Gesù invece reclama il suo potere regale, quello di essere colui che ha in mano le sorti stesse anche di Pilato, le sorti del mondo. Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Non è soltanto un paradosso, è un modo con cui il Signore legge la storia, tutta la storia, la sua storia, ma anche la nostra storia. È Lui che donerà la sua vita. Ecco perché Lui è re. E glielo dice a Pilato: «Io sono re». Ecco perché chi ascolta la sua parola ascolta la verità, perché Lui porta la verità della storia lì, in quel momento, in quel frangente, e la verità della storia, il suo dono, è Lui che rende vera la storia, non perché semplicemente la subisce, ma perché di quella storia che Lui di lì a poco subirà, ne farà una storia di dono e non soltanto di sconfitta. Questo il Signore ci indica come strada per la verità anche di noi stessi: fare dono sempre della nostra vita, perché lì dentro Lui si manifesta, Lui parla, Lui c'è, Lui guida anche la nostra storia. Guerra santa e pace santa in Medio Oriente. Il Festival della Pace ha proposto sabato 17 novembre al Auditorium Balestrieri un incontro con padre Ibrahim Faltas di Betlemme, della Terra Santa, e altri interlocutori su questo tema così caldo in Medio Oriente. La pace non si costruisce da sola, è questo il messaggio veicolato da padre Ibrahim Faltas in occasione del Festival della Pace, dove il religioso ha portato il suo importante contributo sabato 17 novembre al Liceo Leonardo, parlando di convivenza umana. Da decenni i francescani di tutto il mondo si trovano in Terra Santa per contribuire alla soluzione del conflitto tra israeliti e palestinesi. Padre Ibrahim lavora a Gerusalemme dal 1989 e da metà degli anni 90 è relatore ufficiale del rapporto tra le due fazioni. Fare questo con i giovani è veramente importante. Importante perché i giovani sono il nostro futuro. Se noi educhiamoci alla pace, educhiamo i nostri bambini, i nostri giovani alla pace, veramente avremo un futuro migliore di quello che stiamo vivendo in questo momento,
anche l'importanza di Brescia e la Terra Santa, siamo gemellati, Brescia è gemellata con Betlemme, allora stiamo facendo queste iniziative per la pace, per trovare anche un modo di vivere veramente la convivenza, la pace tra i popoli. Si ripone dunque tanta fiducia nel futuro e nell'educazione dei giovani, nella speranza che un giorno la Terra Santa non sarà più terra di sangue, ma terra di pace, come sottolineato dal relatore. Se non ci sarà pace a Gerusalemme, sarà impossibile la pace in tutto il mondo. Dall'insegnamento di Papa Giovanni Paolo II, il messaggio raccontato ai giovani del liceo cittadino. C'è la necessità di raccontare e di farlo con trasparenza come vengono spesi i soldi dati alla Chiesa Cattolica. Così arrivano denari anche a Brescia per opere di carità, per opere di assistenza, per opere educative, per il restauro di beni culturali. Nelle piazze bresciane, attraverso lo speciale della Voce del Popolo, tentiamo questo racconto. L'8 per 1000, come viene a speso a Brescia le opere che vengono sostenute nello speciale di questi giorni. Il nostro settimanale diocesano ha aderito alla campagna di sensibilizzazione promossa dal Sovvenire, rivolta un po' a tutti i settimanali italiani, e ha lanciato una sorta di piccolo progetto. L'abbiamo vinto e abbiamo cercato di raccontare cosa fa l'8 per 1000, nel particolare nella nostra diocesi, di Brescia. La firma dell'8 per 1000 è una firma importante, è una firma che non costa nulla ai cittadini, perché di fatto viene attinta dal denaro che viene versato attraverso le tasse, quindi è già stata pagata. È una firma però importante perché permette alla Chiesa italiana di portare avanti alcuni servizi, pensiamo all'ambito caritativo, e a promuovere alcune iniziative sul territorio. Pensiamo a tutte quelle grandi ricchezze che abbiamo dal punto di vista storico-artistico, quindi parliamo delle nostre chiese, che hanno bisogno di restauri, che hanno bisogno di essere riportate alla luce originaria. E perché no, anche le tante iniziative pastorali che vengono promosse sul territorio diocesano. In particolare noi siamo andati in cinque piazze della nostra diocesi, dove abbiamo distribuito il materiale dell'8 per 1000, in particolare 8 pagine che abbiamo curato con la redazione, dove raccontiamo alcuni progetti significativi che hanno beneficiato del contributo dell'8 per 1000. Siamo nella periferia di Brescia, nel quartiere di San Polo. Grazie all'8 per 1000 della Chiesa Cattolica Italiana siamo riusciti ad intervenire, iniziare i lavori per la ristrutturazione di questa chiesa, che era inagibile, quindi era chiusa ai fedeli. L'abbiamo completamente rifatta, riconsolidata con una nuova impiantistica, una nuova illuminazione. Gli interventi svolti sono stati di consolidamento di tutta la volta della chiesa, perché c'erano stati dei problemi per cui crollava all'interno. In seguito, dentro nella struttura della chiesa, abbiamo rifatto l'illuminazione, l'impianto audio, l'impianto voci, e questo ci permette di gustare la bellezza di questa chiesa, che anche se moderna è molto legata alla gente. Grazie all'8 per 1000 della Chiesa Cattolica Italiana. Siamo in messa Madre Eugenia Menni. In messa ogni giorno vengono circa 170-180 persone in media, che cambiano come numerosità dall'estate all'inverno. Grazie all'aiuto CEI 8 per 1000, Caritas non soltanto quindi riesce a dar da mangiare ogni giorno a queste persone, ma offre un ventaglio di opportunità, dall'ascolto col centro d'ascolto diocesano Porta Aperta, al pranzo, ma anche al ricovero col dormitorio Caritas. Questo grazie all'8 per 1000 della CEI, è ciò che Caritas riesce a fare ogni giorno per le persone che hanno bisogno. L'oratorio di Rezzato vara gli agenti SMILE. In occasione della costruzione del nuovo oratorio, 52 giovani della comunità hanno dato la loro disponibilità di tempo per rendere sempre più educativo l'ambiente dell'oratorio. Si alterneranno di giorno in giorno, caratterizzati anche da una maglietta particolare. Ciao, io sono Marta, ho 17 anni e sono un agente SMILE. Un agente SMILE è un ragazzo o una ragazza che da poco sarà in oratorio e al servizio di tutte le persone che lo frequentano, e
dovrà saper sia dare informazioni a chi ne richiederà, ma anche saper gestire determinate situazioni, come ad esempio dei comportamenti specifici dei ragazzi, o comunque sapersi relazionare con persone di tutte le età e, diciamo, essere un punto di riferimento per chiunque ne abbia bisogno. Ciao, sono Daniele, ho 16 anni, sono anche un agente SMILE e siamo nel nuovo oratorio di Rezzato, che grazie ai fondi CEI è stato recentemente ricostruito ed è l'unione di tre parrocchie, quella di San Carlo, San Giovanni e Virle. Ho scelto di vivere l'oratorio perché da sempre l'ho considerato una seconda casa, perché sono fermamente convinta che in oratorio ci siano persone vere e sincere, che nonostante i loro problemi, le loro difficoltà e le loro personalità sappiano mettersi a disposizione degli altri e essere sinceri come sono loro stessi. Ho scelto di vivere l'oratorio e di essere un agente SMILE perché in oratorio si riescono a formare delle bellissime relazioni che ti aiutano a superare le difficoltà che ci sono nella vita. Siamo coordinati da Cristina Rinardi e Marco Ghigini, che sono i nostri educatori, e Don Stefano, che è il curato. Siamo in 52 e veniamo tutti da San Carlo, San Giovanni e Virle. Siamo tutti molto entusiasti di cominciare e non vediamo l'ora di iniziare. Il teatro per raccontare le storie di vita. La comunità femminile di Casa Betel, gestita dalla Caritas diocesana e finanziata dall'8 per mille della Chiesa Cattolica, ha pensato a questa iniziativa per raccontare ciò che accade dentro la vita e dentro la comunità. Fragranze, il titolo dello spettacolo, rappresentato presso il Teatro di San Giovanni in città. Mercoledì 21 novembre, nella sala della comunità di San Giovanni Evangelista, è andata in scena Fragranze, rappresentazione curata da Alberto Ghisoni e messa in scena dalle donne della comunità di vita Casa Betel. Casa Betel ha deciso che forse il linguaggio del teatrale è un linguaggio molto interessante, perché è un linguaggio che crea relazione, e il nostro modo di poi di fare teatro non è tanto per insegnare a recitare quanto per usare lo strumento del teatro per raccontarsi, e attraverso il canale del teatro, che è uno strumento sicuramente fantastico da questo punto di vista, ognuno attraverso il teatro si può raccontare in un'altra forma, e questo è un modo per scoprire aspetti di sé, ombre, potenzialità, e poi portarle in scena, ecco, diciamo. Rinascita, coraggio, amore e misericordia, il filo conduttore dello spettacolo. Allora, all'interno della comunità di vita noi abbiamo tantissimi laboratori proprio per la ricostruzione del sé. Il teatro nasce appunto all'interno del laboratorio, dove le ragazze fanno un ripercorrono la loro vita. Prima di questo spettacolo abbiamo creato i paesaggi dell'anima. I paesaggi dell'anima era la parte prima di questo, cioè quando le donne entrano in comunità, quindi la loro vita prima, quindi la loro distruzione, tutto quello che loro sentivano dentro di loro prima di essere accolte e amate. Questo invece è Fragranze, è il passaggio, ma è proprio la rinascita, dove loro riconoscono di essere amate, di essere accolte, e quindi rifioriscono, ecco, rinascono a vita nuova. La rappresentazione è stata promossa dal nostro settimanale diocesano in collaborazione con il Sovvenire. Casa Betel ha infatti beneficiato dei contributi dell'8 per mille. È con noi oggi Chiara Buizza della Caritas diocesana di Brescia. Bentornata Chiara, buona notizia. Parliamo dell'Avvento, ma in particolare parliamo della Giornata del Pane, che è un appuntamento che i bresciani conoscono, tradizionale, dell'Avvento di Fraternità, di Carità, di Caritas. Intanto questo Avvento è perché questa giornata avviene nell'Avvento. Sì, tradizionalmente la Giornata del Pane apre l'Avvento di Carità e Fraternità. Sono ormai 23 anni che si ripete questa esperienza, e si ripete proprio perché il pane ha quel significato del dono, dell'accogliere un dono e dello spezzare il pane nella condivisione. Quest'anno, nel solco della lettera pastorale Il bello del vivere, il tema è buoni come il pane, proprio perché il Vescovo sottolinea nella lettera
l'importanza o la bellezza di incontrare il volto dell'altro, e quando quel volto risuona di vita, risuona di santità, si sente quello che è il sapore buono della vita. E allora sembrava che questa giornata del pane non potesse che essere dedicata a, in qualche modo, a sottolineare il valore della santità in quella che è la dimensione della bontà, e quindi buoni come il pane, con questo richiamo alla santità e alla bontà che la santità porta con sé. Questa giornata ha anche delle caratteristiche particolari, perché muove le parrocchie e dentro le proprie realtà in una collaborazione che ormai è diventata appunto fattiva, tradizionale, e che trova anche soprattutto nei panificatori una disponibilità molto bella a Brescia. Sì, è un'esperienza che, come dici tu, dà il senso di quella mobilitazione che in quella giornata si realizza, ma una mobilitazione, un coinvolgimento, un brulicare di energie che avviene in qualche modo la notte prima o all'alba, quando i fornai producono una quantità di pane superiore perché possa essere insacchettato in quei sacchettini ad hoc che realizzeranno proprio la scritta "buoni come il pane", per poter poi essere distribuiti durante le celebrazioni della domenica, e quindi condivisi con chi poi parteciperà a queste celebrazioni. E quindi è una mobilitazione dei fornai durante la notte e l'alba, una mobilitazione dei volontari che insieme preparano questi sacchetti, e una mobilitazione della comunità, perché accoglie quell'invito a condividere il pane e a sentire di nuovo quel sapore buono della vita. Qui le parrocchie si muovono autonomamente. Dal punto di vista organizzativo, come avviene questa cosa? Dal punto di vista organizzativo abbiamo preparato dei sacchetti del pane che appunto recitano "buoni come il pane". Le parrocchie recuperano questi sacchetti, li possono recuperare presso Caritas Diocesana, insieme a tutto quello che è il materiale che sottolinea un po' il valore di quella che è l'esperienza che andiamo a presentare, che trovano sempre in Caritas Diocesana, quindi da un manifesto a dei piccoli flyer, e poi ciascuna parrocchia, appunto, una volta che ha recuperato questo materiale, nella creatività dà vita a questa giornata. Veniamo a il progetto di carità, di fraternità. Viene dato questo pane, ma a fronte anche di un contributo, di un dono che poi va per una finalità, un progetto che Carità sostiene nel suo cammino ordinario. Sì. Questo pane, lo dicevamo all'inizio, ha il significato del dono, del condividere. La condivisione di quest'anno è finalizzata a mettere in tavola la solidarietà, e a metterla in tavola in questo caso alla mensa Madre Eugenia Menni, che ordinariamente appunto accoglie persone in difficoltà, e questa ordinariamente richiede in qualche modo di essere continuamente sostenuto, alimentato, di mettere in moto la solidarietà di ciascuno. Quindi questo pane diventerà, nella condivisione della domenica, pane per poi chi un pane non ce l'ha, e quindi sarà finalizzato a sostenere un pasto quotidiano ai tanti volti senza un pane che partecipano o che prendono necessariamente parte all'esperienza della mensa Menni. Ricordiamo allora la giornata del pane, il 2 dicembre, nelle parrocchie bresciane, quelle che si sono attivate, quelle che potranno attivarsi poi in questi giorni. Grazie a Chiara Buizza di essere stata con noi. Adesso è il momento degli appuntamenti della settimana. Martedì 27 novembre alle ore 14:30 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia il Vescovo Pierantonio incontrerà gli studenti per un incontro sul tema della santità. Sempre martedì 27 novembre alle ore 20:30 presso il Centro di Spiritualità Mater Divine Grazia in città un incontro dal titolo "La Bibbia, specchio della vita". Giovedì 29 novembre alle ore 20:30 presso il Cinema Teatro del Villaggio Sereno in città il docufilm "Qui è ora", alla presenza del Vescovo, un film sull'oratorio. Sabato 1 dicembre alle ore 9 presso l'Auditorium Caparetti a Brescia il congresso provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori. Come sempre i nostri servizi li trovate sul giornale online lavocedelpopolo.it, continuate a seguirci anche nei nostri social, in Facebook, in Twitter, in Instagram e YouTube. Appuntamento è per tutti voi alla prossima settimana, grazie ancora di averci servito.